Ciao a tutti, purtroppo dopo il video di ieri ho capito che tante persone hanno frainteso. Io ho semplicemente ironizzato su una persona, quindi non ho voluto offendere i romani, non ho voluto offendere Roma, ma ho semplicemente in modo goffo cercato di imitare e ironizzare sul linguaggio di questo personaggio detto Erfaina. Io a Roma ho tantissimi amici. Gli ultimi 5 anni ho trascorso a Roma, quindi io non ho niente contro i romani. Mi dispiace che avete frainteso, non vi posso chiedere scusa perché io non vi ho offeso, ma ho semplicemente cercato di ironizzare su questa persona. Quindi mi dispiace, ma non volevo offendermi. Secondo punto, non ho fatto questo video per far capire che io sono più VIP di Erfaina, assolutamente. Io sono socio Aruna. Io ho semplicemente cercato di far capire che questa persona ha criticato il sottoscritto perché non aveva la qualifica per partecipare a Temptation. Seconda cosa, questo personaggio ha criticato il programma che è tutto falso e adesso si è fidanzato da 6 mesi, è nel programma e sta anche piangendo, sta soffrendo, è la dimostrazione che invece questo programma è verissimo. Però adesso ci sei dentro, quindi prima di parlare o meglio sparlare delle persone o di un programma, bisogna conoscere come stanno i fatti. Quindi ho semplicemente criticato questo personaggio che non ha solo criticato me e questo programma, ma ha criticato il mondo intero. Terzo punto, nel mio video sembro aggressivo, drogato, tossico, impazzito. No, io sono una persona educata, civile. Semplicemente che non so voi, ma io quando mi arrabbio divento un animale. Divento, ma non lo sono. Io sto a posto mio, mi faccio i fatti miei, ma se vengo insultato, io insulto. Se ricevo un cazzotto, io do un cazzotto, perché il mio motto è occhio per occhio, dente per dente. Molti mi hanno scritto dicendomi che loro invece hanno usato la diplomazia e l'indifferenza. Sono contento per voi. Io non conosco né la diplomazia né l'indifferenza. Per me, occhio per occhio, dente per dente. Quindi mi sono semplicemente tolto un bel sassolino dalle scarpe nei confronti di un personaggio che ha criticato me e non solo. Per finire, voglio salutare il clan di Erfaina. Io li ho battezzati gli Erfainesi. Mi avete scritto in tantissimi. Mi avete minacciato, offeso, di tutto di più. Non c'è problema, continuate a farlo. Io vi saluto e dico sempre che uno a uno, palla al centro, Erfainesi contro Adlion King. Ciao.